Radio Radicale, siamo con Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, esponente di Fratelli Italia, per capire un po' quello che sta succedendo nel governo. Allora, l'impressione è che sia il Movimento 5 Stelle che la Lega abbiano dei problemi interni, ma nello stesso tempo ognuno prosegua in una sua strada invece di creare una sintesi per l'azione di governo. Allora, volevo sapere se lei è preoccupato anche per le scelte di politica economica e finanziaria che non sono chiare tra Salvini che vuole anticipare la manovra e il Movimento 5 Stelle che ha le prese forse con un problema di leadership. Beh, intanto mi pare che ci siano in onda prove tecniche di elezioni anticipate, così come contestualmente e simmetricamente ci sono prove tecniche di governo del cambiamento. Non è una contraddizione in termini, perché da un lato, quando si mettono delle condizioni particolarmente stringenti, come ha fatto Salvini, invocando l'applicazione della tassa piatta, facendo capire che qualora non si trovassero le coperture, si potrebbe andare appunto allo scioglimento delle Camere, sempre passando per il Quirinale e quindi a una stagione di elezioni anticipate. Quando lo si fa in questi termini, comunque si cerca di capire che cosa accadrebbe se questo scenario si sviluppasse. Dall'altra parte bisogna dire che Di Maio risponde a tono a Salvini quando gli dice: guarda che non sei più all'opposizione, fai parte del governo, quindi se vuoi applicare la cosiddetta flat tax, perché loro anglofoni la definiscono così, ma si chiama tassa piatta in italiano, devi tirare fuori comunque tu le coperture, fai parte del governo, la vuoi la tassa piatta, di dove vuoi reperire le risorse, 10-15 miliardi che saranno, per poterla concretizzare, per poterla applicare. E quindi siamo in buona sostanza fino probabilmente al 15 di luglio, più o meno 15-20 luglio, un po' in balia degli eventi, perché questa data che ho citato è un po' il punto di demarcazione dopo il quale comunque la Lega Nord e il Movimento 5 Stelle saranno costrette ad affrontare insieme la manovra finanziaria senza più la possibilità tecnica di accedere effettivamente attraverso lo scioglimento delle Camere a delle elezioni anticipate. Stando alla sua domanda, non evado, rispondo. La preoccupazione esiste, perché comunque è stato già detto in lungo e largo, di fronte a noi ci sono la necessità di sterilizzare l'aumento dell'IVA e delle accise, che ammonta a 23 miliardi. Bisogna mettere sul tavolo della prossima finanziaria 23 miliardi solo per questa voce. Poi ci sono più o meno 10-15 miliardi almeno di mancati introiti per gli errori nelle previsioni da parte del governo, che aveva detto all'Europa, che oltretutto si è accontentata di questa previsione. Ricordo che il governo aveva dichiarato inizialmente un 2,2% di crescita, poi nel negoziato con l'Europa è passato all'1,1%, però adesso siamo a 0, 0,1%, quindi un punto percentuale di prodotto interno lordo in meno. Significa contabilmente la cifra che io ho appena enunciato, che va aggiunta ai 23 miliardi precedenti. Poi seguiamo questa insistenza legittima e condivisa da parte di Fratelli d'Italia, della Lega Nord, di dare respiro al nostro sistema produttivo, incoraggiando la crescita delle piccole e medie aziende attraverso una scossa fiscale e quindi il varo della tassa piatta. Anche questa ha il costo che io ho detto, quindi 23 più 10,15 più 10,15, stiamo più o meno al di sopra dei 50 miliardi, abbondantemente al di sopra dei 50 miliardi. Reperire questi 50 miliardi non è cosa da poco, non è cosa da poco. Quindi ci piacerebbe sapere in quale maniera il governo vorrebbe porre rimedio a questo pasticcio. Noi, quando siamo stati stimolati con domande puntuali, abbiamo detto che la prima cosa, comunque, in ordine di classifica che andrebbe fatta è l'immediata revoca del reddito di cittadinanza, ma non sarebbe comunque Si è sufficiente. parlato anche della revoca degli 80 euro. C'è anche questa questione della revoca degli 80 euro, ma insomma sarebbe più interessante revocarne 780 che 80, oltre che più consistente. Revocando il reddito di cittadinanza si reperirebbero quei 7-10 miliardi tra riffe e raffe, che sono comunque, rispetto ai 53 narrati, un
un quinto circa del bisogno. E quindi che cos'altro si deve fare? Mi pare che un'iniziativa importante sia stata proposta dal governo italiano, noi la condividiamo come Fratelli d'Italia, quindi come opposizione, ma a onor del vero era stata avanzata già da governi precedenti, senza riscontro positivo, va anche detto questo, e cioè la proposta all'Europa di scorporare gli investimenti dal deficit, perché effettivamente insomma qualunque imprenditore sa che l'investimento non può considerarsi un costo. Quindi il fatto che l'Europa ci tenga per il collo mischiando gli investimenti in opere pubbliche, in crescita, in sviluppo con la spesa corrente, quindi il debito in spesa corrente, è un fatto comunque anomalo. Ora, che cos'è che non ci convince di Giuseppe Conte? Un po' di arrendevolezza, un po' di incapacità di fare squadra con altri paesi o almeno altri raggruppamenti politici europei. Non puoi andare in Europa e fare, come ha fatto Giuseppe Conte, una proposta senza averla prima articolata e negoziata con qualcuno, perché fai la parte, adesso mi viene solo in mente una parolaccia, non sono uso a riferirne, tantomeno in pubblico. Abbiamo capito. Però insomma si è capito il senso. Quindi prima ti crei l'alleanza e poi fai la proposta, almeno certo. Se non hai la maggioranza numerica, la proposta ti dà un fatturato in termini politici. Poi c'è anche un'altra questione che secondo me Conte nel dibattito parlamentare ha anche recepito, perché ho visto che l'ha replicata a Bruxelles. In particolare io feci un intervento nel quale per l'ennesima volta ricordai a Conte che questo debito pubblico a cui cercano di impiccare l'Italia non può essere l'unico parametro di riferimento per monitorare lo stato di salute di una nazione. Ma neanche nel Medioevo si può rimanere sempre fermi al punto di partenza. Se noi prendiamo il debito aggregato, che è un coefficiente equilibrato che insieme al debito pubblico valuta il debito privato, lo stato di salute delle imprese, delle banche, delle famiglie, il risparmio, la proprietà privata, quindi una serie di parametri importanti, anzi direi assolutamente strategici, che ti fanno capire se un paese può con un debito pubblico alto fallire o no. Anche il Giappone ha il 200% e anche gli Stati Uniti d'America di debito pubblico. Non mi pare che si possa dire del Giappone e degli Stati Uniti d'America che sono due paesi in crisi economica o addirittura sull'orlo del fallimento. Se noi valutassimo il debito aggregato invece che il debito pubblico da solo, l'Italia scalerebbe la classifica di 15 posizioni e per esempio la Francia, che ha un debito pubblico pari al 100%, noi siamo al 130%, non molto distante dal nostro, piomberebbe in fondo alla classifica. Quindi bisogna avere anche la forza, oltre che la capacità diplomatica, di modificare questi paradigmi, perché questi paradigmi sono tutti contro l'Italia e in particolare se vogliamo estendere il quadro dei bisognosi dell'Italia, dell'Europa meridionale. Tra questi paradigmi va inserito il debito nucleare, perché è formalmente, tecnicamente un debito. Mi riferisco cioè a quelle nazioni europee che devono, secondo leggi e regole europee, fare la messa in sicurezza delle centrali a fissione nucleare, programmare lo smaltimento delle scorie radioattive, che come è noto devono stare in alcuni contenitori che non esistono in nessuna parte del mondo perché nessuno li ha mai neanche pensati, e queste scorie che sono barre di uranio inattive da un punto di vista della capacità di fornire energia, ma radioattive e quindi nocive e pericolose, devono stare dentro questi contenitori costosissimi per centinaia e centinaia di anni. Questo debito è stato calcolato dall'Europa, viaggia intorno ai 500 miliardi e questi 500 miliardi pesano sulle casse in particolare della Francia e della Germania. L'Italia ce n'ha una piccolissima quota a parte perché ha un residuo di centrali nucleari da fissione, quindi noi non siamo impensieriti, ma nei bilanci della Francia e della Germania queste spese qui, che peseranno appunto debito pubblico sulle future generazioni, non compaiono, stanno imbrogliando, e qualcuno glielo deve far presente che stanno imbrogliando, devono uscire fuori i soldi. Dove stanno i 200 miliardi che deve mettere la Francia per la decontaminazione dei siti nucleari? Dove stanno gli 80-100 miliardi della Germania? Perché non compaiono dentro i loro bilanci?
quindi vanno conteggiati nel debito pubblico tedesco e francese questi ammanchi. Secondo lei il Movimento 5 Stelle è prossimo all'implosione? Mi pare che ci siamo vicini, perché il primo punto di difficoltà che viene registrato è l'implosione elettorale, perché finché un partito sta sulla cresta dell'onda e viaggia al ritmo di 30, 31, 32% di consensi, le sue contraddizioni passano in secondo ordine. Ma quando dal 30, 31, 32% si passa improvvisamente al 15, al 14, o a seconda dell'area geografica al 17 o all'11, significa che non c'è più la protezione del consenso, e quindi la natura di un movimento sgarrupato e inconcludente come il Movimento 5 Stelle, che ha fondato la sua fortuna sulla scarsa capacità della politica tradizionale di funzionare, e quindi alimentato solo dai no, dalle critiche, ma magari fossero critiche, dalla irruenza, dalla violenza con cui ci si è rivolti non contro gli avversari politici, ma contro le istituzioni repubblicane, contro la democrazia italiana. Ecco, finché questo gioco è riuscito, hanno avuto vita facile e hanno visto crescere il consenso. Adesso è finita la pacchia, ora stanno al governo e non sanno che cosa fare, intanto perché sono profondamente impreparati e secondariamente perché il Movimento 5 Stelle non ha una cultura politica dietro le spalle, non ha un sistema di valori dietro le spalle, e quindi è pieno di contraddizioni. C'è chi è più vicino a una sensibilità liberale, chi è più vicino a una sensibilità identitaria addirittura di destra, chi è più vicino a una sensibilità da centri sociali, alla Di Battista, e quindi che sta alla sinistra di Bersani e della sinistra del PD. Quindi, ma come fai a mettere insieme tutta questa roba? Quindi è normale che, a seconda dei provvedimenti che vengono messi in campo, vuoi sull'immigrazione, vuoi sulla legittima difesa, vuoi sul reddito di cittadinanza, si articoli un dibattito interno che è un arcobaleno dentro al quale appunto ci sono giudizi per tutti i gusti, e questo in una epoca di vacche magre come quella che il Movimento 5 Stelle sta attraversando diventa devastante. Quindi io rispondo positivamente alla sua domanda: il Movimento 5 Stelle è prossimo all'implosione. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il Vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.